Passiamo quindi alla prossima razza, infatti abbiamo i nostri carissimi Namecciani ed andiamo subito a leggere la descrizione in Dragon Ball Xenoverse perché è molto molto importante. Abbiamo forse molto probabilmente la nostra razza, o meglio la razza che definirei la razza Tank. Infatti abbiamo attacco poco potente e va benissimo. Molta salute e vigore a recupero rapido. Usa gli oggetti in modo più efficace delle altre razze e rigenera la salute, si scarsa. Quindi questo potrebbe essere il personaggio in assoluto più difficile da buttare giù, dato che comunque sulla salute e sul vigore fanno il loro punto di forza, mettiamola così. Ovviamente abbiamo sì degli attacchi poco potenti, però in questo ci viene sicuramente in aiuto la nostra carissima forma Giant Namek. Infatti andiamola a leggere perché ci dice: diventa gigante e potenziati, quindi abbiamo dei potenziamenti e possiamo praticamente colpire i nostri nemici con degli attacchi ad ampio raggio. Quindi ciò cosa vuol dire? Vuol dire che comunque non avremo degli attacchi sicuramente molto potenti, ma che comunque avremo degli attacchi ad ampio raggio che ci permetteranno anche di colpire più nemici allo stesso tempo. E quindi, senza spenderci troppe parole sul Namecciano, direi che potrebbe essere forse la razza che per l'appunto è il vero e proprio tank di Dragon Ball Xenoverse 2. Quindi a maggior ragione con questo Giant Namek davvero arriviamo a dei livelli assurdi. Sarà un qualcosa di difficilissimo buttarlo giù e quindi se si ragiona bene per quanto riguarda i combattimenti, senza sprecare delle mosse e quindi cercando sì di comunque prendere colpi ma comunque di darne anche, beh questa qui in realtà potrebbe essere una razza davvero parecchio figa, mettiamola così. Quindi in conclusione, senza perderci più di tante parole su questo Namecciano, direi che forse la razza che in questo momento potrebbe portare ad uno squilibrio maggiore all'interno del gioco. Infatti comunque abbiamo questa salute immensa, abbiamo addirittura la rigenerazione della salute, abbiamo un vigore rapido. Quindi signori, abbiamo davvero una razza che sarà un qualcosa di difficilissimo da buttare giù. Ovviamente bisognerà ragionare comunque bene in combattimento, perché sì, è vero che abbiamo una razza molto molto forte per quanto riguarda la difensiva, ma è comunque pur sempre vero che abbiamo una razza che fa pochi danni e quindi se viene ragionato bene il combattimento, questa è una razza davvero fortissima. Mentre se il combattimento non viene ragionato, ma per il resto funziona un pochino così con qualsiasi razza, potrebbe essere una razza che quindi più che avere punti a favore potrebbe avere più punti a sfavore. Passiamo quindi alla prossima razza, infatti abbiamo i nostri carissimi Majin ed andiamo a vedere un attimino cosa aumentano. Infatti abbiamo difesa elevata ma recupero lento del vigore, che è praticamente un qualcosa di stranissimo. Questa comunque è una razza che è fatta per incassare colpi, però comunque ammortizzare dei colpi sicuramente non è la strategia migliore per giocare. Secondo me è sempre meglio evitare dei colpi piuttosto che ammortizzarli, ma comunque incassarli. Il recupero lento comunque è un qualcosa che va a togliere un pochino a questa razza, ma che comunque ad un certo punto ci dà un qualcosa. Infatti abbiamo bonus alla difesa, un ulteriore quindi bonus alla difesa con vigore massimo. Beh, quindi iniziamo prima ad arrivarci a questo vigore massimo e poi abbiamo un ulteriore bonus alla difesa. Quindi abbiamo un personaggio che più che le dà tende ad incassarle, ripeto. E quindi passiamo a vedere la trasformazione dei nostri carissimi Majin. Infatti abbiamo il Pure Majin. In questo momento mi sento di dare questo nome alla trasformazione. Ed abbiamo trasformati in Pure Majin e potenziati. Cambierà i tuoi attacchi e i tuoi super attacchi, perciò occhio. E questa è una cosa sicuramente da non sottovalutare, perché se voi inserite un moveset in particolare al vostro Majin, con il Pure Majin cambierà completamente. E quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che prima di tutto con la razza Majin bisogna dare minima importanza per quanto riguarda i drop delle mosse e quindi tutto ciò che concerne le mosse parallele, direi. Ovviamente però attenzione, perché questi sono tutti ragionamenti che stiamo facendo su delle trasformazioni esclusive per quanto riguarda le nostre razze, perché non dimentichiamo che abbiamo anche delle trasformazioni che riprendono tutte le razze, o meglio che vanno a racchiudere tutte le razze.
Quindi i nostri ragionamenti che stiamo facendo li stiamo facendo puramente soltanto su delle trasformazioni esclusive. Comunque sicuramente, e dico sicuramente, questa trasformazione darà un boost minimo ed è la base all'attacco, e quindi tenderà ad equilibrare questo personaggio facendo in modo da avere una difesa molto molto alta ma degli attacchi che comunque fanno anche abbastanza danno. E quindi mi sentirei di dire in questo momento che la razza Machine potrebbe essere un'altra razza sicuramente incognita, ma che potrebbe rivelare sicuramente delle sorprese. Infatti bisogna capire prima di tutto con che stile di gioco combattere, quindi bisogna capire se affidarsi al Pure Machine o se affidarsi al Machine senza utilizzare il Pure Machine, ma andando ad utilizzare delle altre trasformazioni che comunque danno un qualcosa che il Pure Machine non dà al Machine. Discorso contortissimo, e ciò deriva ovviamente dal fatto che, vi ripeto, questa razza è ancora un'incognita secondo me. E quindi in conclusione, cosa possiamo dire riguardo la razza Machine? Possiamo dire sicuramente che questa razza è consigliata per chi non vuol dare assolutamente alcun punto di riferimento al proprio avversario. Ovviamente comunque il punto di riferimento inizialmente non lo avrà nemmeno chi utilizzerà la razza, però nel momento in cui ci sarà ovviamente l'abitudine, quindi all'utilizzo della razza e quindi all'utilizzo anche del Pure Machine, beh, direi che questa razza, ripeto, potrebbe rivelare sicuramente delle belle sorprese. Quindi è fatta per incassare e allo stesso tempo comunque non dar punti di riferimento al nostro avversario, che sicuramente non è una cosa da poco. E quindi direi che a questo punto possiamo passare infine all'ultima razza e alle relative trasformazioni. Infatti abbiamo il clan di Freezer. Andiamo a vedere quindi cosa aumenta. Abbiamo velocità elevata ma attacchi poco potenti, in grado di paralizzare i nemici con colpi dell'aura, bonus alla velocità con PS ridotti. Quindi una prima conclusione che posso darvi riguardo questo personaggio qual è? Velocità elevata, attacchi poco potenti, paralizzare con colpi dell'aura e bonus alla velocità con PS ridotti. Lasciamo perdere il bonus alla velocità con PS ridotti, che potrebbe essere una cosa positiva, ma vi ripeto anche sicuramente negativa. In grado di paralizzare i nemici con colpi dell'aura, molto molto positiva. Attacchi poco potenti, lasciamo perdere perché abbiamo una velocità sicuramente molto elevata. E ciò cosa vuol dire? Vuol dire che questa razza è sicuramente la razza più consigliata per chi tende a giocare con le combo a non finire. Quindi questa è la razza che mi sentirei di dire è la più consigliata a chi si sente sicuro di sé. E quindi a chi si sente di poter dare davvero tantissime, ma tantissime botte con delle combo a ripetizione. Ed infatti abbiamo la nostra carissima Golden Form, che comunque sulla carta dovrebbe essere nel mondo di Dragon Ball la trasformazione per il momento in Xenoverse 2 più forte in assoluto, ovviamente sulla carta, per quanto riguarda il kit divino, tra virgolette. Però comunque passiamo a vedere le statistiche ovviamente in gioco, perché abbiamo trasformati in Golden e potenziati. I ki normali vengono praticamente migliorati in questa modalità. Cosa vuol dire? Che i colpetti dell'aura vengono migliorati. E sono gli stessi colpetti che sono in grado di paralizzare il nostro nemico. E quindi ciò cosa vuol dire? Vuol dire che con questa Golden Form cosa abbiamo? Oltre alla velocità incredibilmente elevata del clan di Freezer, abbiamo un'ulteriore velocità incrementata con la Golden Form ed abbiamo anche delle altre statistiche che vanno ad aumentarsi. Quindi potremmo rendere sicuramente le nostre combo, e ho detto sicuramente, ma lasciamo perdere, potremo rendere sicuramente le nostre combo devastanti al massimo. E quindi in conclusione, ripeto, questa razza è molto probabilmente la più consigliata per chi è sicuro di sé, per chi sente di saper dare delle botte che non hanno una fine. E quindi come comportarsi con le statistiche di questo personaggio? Beh, direi che una priorità in particolare dovrebbe essere data sicuramente all'attributo del vigore per quanto riguarda questa razza, in modo da fare delle combo e al momento giusto utilizzare il vigore per ovviamente evitare i colpi dell'avversario. Non direi di concentrarsi molto sui super colpi dell'aura, piuttosto al limite sui super colpi e magari sugli attacchi base. Stesso discorso potrebbe valere anche per l'aura, anche se comunque vi consiglierei di concentrarvi
un po' di meno appunto su questa statistica. Ovviamente comunque queste sono tutte valutazioni che sto dando sulla base di Dragon Ball Xenoverse e che quindi bisognerà rivedere un attimino nel momento in cui uscirà Dragon Ball Xenoverse 2, con quindi le statistiche o meglio le informazioni effettive delle razze appunto in gioco, anche se comunque non credo subiranno alcuna variazione. E quindi passiamo a vedere infine tutte le altre trasformazioni che non sono esclusive di una razza in particolare, ma che sono per tutte le razze. Partiamo quindi da questa qui, che mi puzza un attimino, perché già iniziamo con un Kyuused a 100, che vi ripeto mi puzza. Abbiamo questa skill type a trasformazione, vabbè poi vi dirò un attimino cos'è che mi puzza in particolare, però abbiamo: maggiore è il tuo ki quando ti trasformi e più sarà la tua potenza, ma potrebbe diventare anche il tuo maggior peso, perciò attenzione. E questa potrebbe essere sicuramente una cosa tipica del nostro carissimo Kaioken, che in questo caso non andrà a distinguersi come una trasformazione che utilizzerà prima di tutto la stamina, o meglio il vigore, piuttosto che l'aura, ma andrà ad utilizzare questa volta l'aura. E dicevo, in questo caso non andrà a distinguersi in Kaioken, Kaioken per 3 e Kaioken per 20, ma abbiamo soltanto probabilmente la trasformazione Kaioken. Poi in base al ki che abbiamo durante la trasformazione ovviamente avremo una maggiore potenza. E ora, questo grande peso da cosa potrebbe derivare? Potrebbe derivare prima di tutto dall'utilizzo dell'aura, e quindi una volta trasformati in Kaioken non potremo ricaricare l'aura, almeno credo, oppure avremo il costante decremento dell'aura e magari potremo avere chissà anche un decremento questa volta per quanto riguarda il vigore. Questa è una cosa che bisognerà chiarire ovviamente in gioco, e appena l'avremo chiarita sicuramente potremo farci un'idea. Però momentaneamente questa qui, il Kaioken, è la trasformazione che forse personalmente prenderei meno in considerazione. Abbiamo poi infine quello che dovrebbe essere il potenziale liberato. Infatti abbiamo un utilizzo spropositato di ki, infatti abbiamo 500, però abbiamo rilascia le tue abilità latenti per un massivo power up, quindi per un massivo potenziamento. Credo si possa dire massivo, comunque. Questa modalità può anche ricaricare il ki più velocemente di qualsiasi altra modalità. E quindi ciò cosa vuol dire? Vuol dire che questa modalità può ricaricare il ki addirittura anche più velocemente rispetto al Super Saiyan del futuro, e quindi in questo caso potrebbe prendere praticamente il posto del miscelatore oscuro. Questa qui potrebbe essere una trasformazione davvero da non sottovalutare, e potrebbe essere in particolare una trasformazione adatta sicuramente per quanto riguarda i terrestri. Ma in realtà direi che ce la potrei vedere anche molto molto bene sicuramente su razze come i Saiyan, che sicuramente fanno un utilizzo del ki spropositato e che quindi hanno bisogno di una ricarica del ki molto veloce, anche se in quel caso ci viene in aiuto il Super Saiyan del futuro. E potrebbe essere anche chissà una trasformazione adatta ai Majin nel momento in cui però non si voglia utilizzare il Pure Majin e quindi si utilizzi diciamo un settaggio del nostro Majin che per l'appunto va a sfruttare delle mosse in particolari e che quindi va ad incassare colpi, ma che va anche a dare dei colpi sicuramente molto potenti come i super colpi dell'aura. E quindi signori, io detto questo direi che per il momento non ho nient'altro da dire, anche perché effettivamente, ripeto, ci stiamo basando soltanto su delle informazioni che derivano da Dragon Ball Xenoverse insieme alle informazioni che ci sono derivate tramite le trasformazioni di Dragon Ball Xenoverse 2. Però ovviamente bisognerà attendere le razze e quindi le informazioni da Dragon Ball Xenoverse 2 per farci un'idea in particolare appunto su che razza scegliere. Però diciamo che la base quindi dei ragionamenti dovrebbe essere praticamente identica anche con l'uscita di Dragon Ball Xenoverse 2. Quindi ragazzi, spero vivamente che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente se qualcosa non vi è chiaro fatemelo sapere con un bel commentino,
e fatemi sapere anche se non siete d'accordo su determinati punti. Ovviamente queste sono le mie conclusioni, le mie opinioni, ci rifletterò sicuramente meglio all'uscita di Dragon Ball Xenoverse 2 e magari vi farò un altro video in cui andrò a rivedere un attimino ciò che è stato detto in questo video. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo ovviamente di lasciare un mi piace, lasciate un commento, fatemi sapere le vostre opinioni, iscrivetevi al canale ovviamente se ancora non siete iscritti, condividete questo video. Saiyan ovviamente sempre nel cuore regà, forza Saiyan mi raccomando, e quindi vi do appuntamento come al solito ad un prossimo video.